Buonasera, buonasera carissimi draghetti, buonasera draghette, come state? Come state? Buonasera Zanfib, buonasera Verus, che è già pronto, buonasera Queen, che è già pronta, buonasera Zanfib, Policiotta, Jenny, Mokai, Maurito, Vinci, Bardo Natale, vi siete ripresi dopo lo sproloquio di ieri sera in chat, oltre alla chat anche su Telegram. Buonasera a tutti, buonasera Andrea. Io, raga, sono in compagnia del mio amico Rinazzina, anzi della mia amica Rinazzina, come vedete. Ahimè, voce bassa e naso tappato. Quindi purtroppo stasera va così e mi fa ancora male la nota, ce l'ho ancora, purtroppo. Quindi sono un pochino tappatina. Aspettate che metto più vicino il microfono perché non voglio urlare. Ok. Mi sentite bene? Comunque. Buonasera Spike, guarda cosa c'è qua, guarda cosa c'è qua. Che lo uso come antistress anche se non è morbido. Comunque lo uso come antistress e soprattutto se lo devo tirare nella schiena a qualcuno, questo fa male perché è bello grosso. Allora, esatto, intendi la partita tennis, Pollicciotta Federer contro Giacomo Nadal. L'afta va malissimo, Jenny. Mi fa un male da metalupi. Sono al sesto giorno, quindi da domani dovrebbe sgonfiarsi. E perché purtroppo a me durano 7-10 giorni, solo che ce l'ho qua. E praticamente continuo a prenderci contro con il canino, mi fa un male. Ho provato anche a mangiarmi un gelato oggi, vi dico solo questo, e a parte morire di freddo, non ho risolto nulla. Buonasera, Wellmanner, buonasera. Allora, intanto, Vinci riscatta il D20. Perché non funziona? Perché non ha beppato? Madre, tirami il dado gigante. Pronta. Oh, oh. Due. Ha fatto due, stava per fermarsi sul 18, ha fatto due, mi dispiace. Vabbè. Esatto. Ti fa male ancora adesso, after tutto questo tempo? Always. Pollicciotta, always. Anche Streamlabs ha raffreddore, è abbastanza, mi sa. Ma io non lo so. Allora, come ho fatto a raffreddarmi? Questa è comica, perché raga, è comica. Cerco di stare sempre molto coperta in inverno perché sapete che dovendo comunque cercare di lavorare con la gola, con la voce, anche comunque, anche se non per doppiaggio, ma banalmente, facendo le live qua con voi comunque 3 sere a settimana, in più se devo ruolare a volte è un'altra serata, eccetera, eccetera, non mi posso permettere di essere afona o di non lavorare. Quindi cerco sempre comunque di stare un po' riparata. A sto giro mi è andata male perché sabato c'era il sole, faceva caldo e ero di fretta perché dovevo andare in Feltrinelli perché c'era la conferenza di Need Games. Fatto sta che ho tolto il cappellino e nel tragitto e l'arietta era fredda. Vabbè, madre, almeno non è uno critico, esatto, non è uno. Quindi l'arietta era fredda e mi ha fregato, mi ha proprio fregato tantissimo. Sole caldo, aria fredda, basta. F. F di fa freddore, purtroppo. Tra l'altro, Wellmanner, ho visto le schede di VHS, non so se avete visto su Instagram, ho condiviso una grafica che mi hanno girato i ragazzi di Aces Games. Simone Morini farà il master. Venerdì sera c'è una giocata a VHS. Che cos'è VHS? VHS è un nuovo gioco di ruolo di Aces Games e praticamente va a riprendere tutti quei film slasher degli anni 80, un po' tipo Freddy, Jason, ma anche It in realtà. Venerdì 13, Halloween, per esempio L'Armata delle Tenebre e praticamente si gioca a VHS. Quindi saremo io, Marco Bucci, Fabio Porfidia e Silvia Riccò, saremo i giocatori, Giulia
Giocheremo non su Twitch, mi raccomando, ma su Facebook. Ci sarà una diretta Facebook, perché non credo che i ragazzi di Aces Games abbiano il canale Twitch. E di conseguenza faranno una live lì, quindi io pensavo in realtà che fosse privata come quella di Rain, del Kickstarter di Rain, e invece è pubblica, quindi ci potete vedere venerdì. Non è venerdì 17, è venerdì 18. Esatto, grazie Berus, volendo anche Scream. Sì, Spike, sono proprio quelli di Anglorious, esattamente, esattamente. Anzi, aspettate che vi recupero. Cronologia, vi recupero, vi recupero. Pa, pa, pa. Ok, vi recupero il link di VHS. Ecco qua. Ve lo metto qui in chat. E quindi dicevo, Wellmanner, ho visto le schede dei personaggi. Penso di aver scelto quello che avevi ipotizzato, anche perché sono praticamente io esteticamente. Quindi in questo caso ho la felpa gialla, ma vabbè. È tornato l'uomo dei serpenti, ciao Percival. fanno un sacco di bei giochini e Quick Start si possono ottenere in PDF solo sottoscrivendo la newsletter. Sì, ma in realtà. Qui non mi ricordo, sì, l'ho potuto scaricare, però voglio dire una newsletter non dà troppo fastidio, o almeno se sono cose che interessano non danno fastidio come in questo caso. Comunque quelli di Aces Games fanno veramente dei bei giochini. Anglorious è troppo carino, è veramente veramente carino. No, questo non è il link per la live Zanfib, questo è il link del sito di Aces Games. Dove praticamente potete scaricare appunto il Quick Start, però vi passo il link perché sarà sulla pagina Facebook loro, quindi eccolo qua. Questo sarà il link per la live di venerdì, penso proprio che sarà qua. E ci vedrete giocare lì. Esatto, Spike, è talmente tutto così nonsense che è una genialata. Tachipirina 94, avrei bisogno di te in questo momento perché cioè, senti la voce, il naso che non ci sono, quindi. Per l'esattezza saranno tre filoni. Bloodlust, che è il genere slasher horror. Overplug, che. Cosa sta succedendo? Ma il signor Damiano è impazzito. Fermi, fermi tutti. Io mi distraggo un attimo. Cioè, è arrivato anche adesso il signor Damiano che non solo Pollicciotta, Zanfib e Bardo Natale si stanno dando battaglia per quanto riguarda le virgole, ma anche Damiano adesso, aiuto! 133,32 intanto, però gli piaceva il 66,6%, 66% quindi. Buonasera, dottor Morgan, buonasera. Ma io ce l'ho il comando per te, Morgan? Mi sembrava di sì. Intanto scusate, allora Damiano scrive, intanto grazie Damiano per la donazione, non dovevi, ma comunque grazie. Ora 66,66%, ora tutto perfettamente bilanciato come dovrebbe essere. E porca paletta. Allora, adesso torniamo a Morgan, quindi grazie mille appunto Damiano per la donazione, matto, anche tu matto. Allora. Ciao Morgan, dicevo, ce l'abbiamo il. Sì, l'avevo creato. Avevo creato il link di Instagram, Morgan Nogaret. Ah, allora sono brava. Porca paletta. No, ci sono quei 32 centesimi. Pollicciotta, niente, è concentrata sui centesimi. Allora, fatemi vedere un attimo, chatbot, già che ci sono, metto anche il comando. Che succede? Allora, intanto Damiano e beccati anche il Prime, grazie mille. Ha rinnovato l'abbonamento per un totale di 8 mesi. Grazie mille Damiano, veramente carinissimo, gentilissimo. Fatemi controllare una cosa. Eccolo qua, perché io ogni tanto faccio le cose poi anche in live. Comunque. Ok, disattiva qui. Così almeno quando poi compaiono un po' di persone, mi ricordo di sistemare i link. Vediamo se funziona tutto. Infatti, eccolo qua. Ok,
Tac. Ok. Twitch, come si scrive? Non me lo ricordo più. Tac, fatto. A posto, ok, sistemato. Perché cosa succede? Pardon. Ma comunque, adesso anche il Bardo Natale. Allora, dicevo, intanto. Buonasera Morgan, buonasera. Chi è arrivato? È arrivato qualcuno di nuovo? No, quella sono io. Ok, perfetto. Percival dice che domani gli arrivano i manuali di Midgard fisici. Oh, ottimo. Poi, allora, Damiano che mi becco anche il Prime, Pollicciotto sta sclerando per i 32 centesimi. È arrivato Bardo Natale con 22,22. Mettiamo a posto queste percentuali, per favore. Ricordate che 7 è il numero magico. Secondo me però Pollicciotto dà fastidio che sia 155,54 e non 55. Quello 0,1. Grande Laura, ero sicurissimo che avresti scelto lei. Avevo scommesso su quel PG per quattro ragioni. La tua master preferita ha giocato quel PG. Oh, c'è l'aspetto fisico, bravo. Tratta le stesse cose tue, bravo. E naturalmente felpa. Bravissimo. E tra l'altro ve lo leggo. Così sapete. Ecco, Pollicciotto c'ha il fastidio. A posto. Allora, vi voglio leggere solamente la descrizione del mio personaggio, che tra l'altro, mettici un'altra cosa, Wellmanner, è anche uno dei miei nomi preferiti, perché si chiama Amelia. Come Amelia la strega che è Amalia. Amelia la fattucchiera. Vi leggo solo la descrizione di Amelia. Allora, riesco a ingrandire, perché sennò qua non ci vedo. Amelia Green non ha mai staccato gli occhi dai libri. Nonostante a scuola avesse degli ottimi voti, saltava volentieri le lezioni per restare a casa a leggere le ultime uscite. Una volta cresciuta, aprì la sua stessa libreria, ma gli affari non andavano come si aspettava, quindi dovette trovare un modo per far quadrare i conti. Iniziò così ad arrotondare facendo da ricettatrice di testi introvabili e antichi, molti dei quali appunto rubati. Più di una volta si è imbattuta in testi oscuri, libri scritti in lingue dimenticate e tomi chiazzati di sangue. Da lì ha appreso che i libri non celano soltanto mondi di fantasia, ma che sono in grado di liberare orrori capaci di inghiottire la nostra realtà. Ditemi se non sono io, scusate. Scusate, eh? Ecco, VHS, esatto Morgan, perché gioco venerdì sera una one shotina sul canale, praticamente Facebook, facciamo una diretta Facebook sul profilo di Aces Games. Ecco, e traduzioni errate. Esattamente. E praticamente mastera Simone Morini. Gli orrori sono orrori di traduzione, altro che gli orrori cosmici. Cioè, allora, Lovecraft aveva i suoi orrori cosmici. Noi abbiamo gli orrori di traduzione, che credetemi fanno veramente paura. Io mastererò dai ragazzi di D20 Nation. Oh, che fico! Oh, che fico! Dammi qualche consiglio, magari, che poi me lo devo studiare perché domani devo mettermici un attimo per capire due o tre cose. Perché mi devono arrivare delle. Mi doveva arrivare fisico, secondo me mi arriva domani a questo punto. Spero non venerdì perché sabato sono un po' incasinata e ormai sabato è già andato. Però dovrei riuscire a studiarlo in tipo 2 ore. Comunque, vabbè, mi farò guidare dai ragazzi, ma insomma. Fa più paura affrontare errori di traduzione che una torma di Chito Dictoniani. Esatto. Che una torma di Dictoniani. Esattamente, esattamente. Piace, guarda, piace anche a me il nome Amelia. Allora, a me piacciono i nomi Amelia, Agatha, Atena. E Morrigan, che sapete che sarà la mia Morrigan. Tra l'altro, la cosa divertente che dicevo a Dottor Morgan, che è qua con noi, io mi sto riguardando Lodge e mi viene da ridere perché lui ha un personaggio che si chiama Morgan e io ho un personaggio che si chiamerà Morrigan. Lui mago, io maga. Mago. Ed entrambi sono un po' ispirati a Morgana le Fay, quindi fico, 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 fico. Assolutamente, e con alcune cose mi ci ritrovo. Certo che Morgan è bello, bello cupo, eh. Non è la stessa scuola di magia, però.
Va bene quel manner, ma comunque ho scaricato tutto quello che c'era da scaricare. E ho riscaricato il VHS, sì, ciao. Raga, stasera c'ho un mal di testa. Ho preso uno Zerinol flu, c'ho un mal di testa. Sono a chiavica. Ho preso freddo mezza volta, mi sono tolta il cappellino. Subito, non lo so, l'età che avanza. Comunque ho scaricato il Quick Start, quel manner. Spero che basti. Ma anche l'altra volta con Rain comunque è andato tutto molto liscio, nel senso che anche il master ha detto non vi preoccupate, vi guido io. Non ho ancora commissionato Morrigan a Ivana, ottima domanda Fede, perché in realtà settimana prossima facciamo Stellium. E Morrigan in realtà vorrei ruolarla un pochino prima di farla disegnare da Ivana, però vediamo. Magari mi piglia lo sgribizzo e dico Ivana, per favore. No, ho bisogno che mi disegni Morrigan, per favore, te lo commissiono, please. Quindi vediamo se mi piglia la scemaggine. Allora. Quindi settimana prossima, mercoledì prossimo, vi ricordo che ci sarà Stellium. Quindi disegneremo Stellium in live. Kurt Russell. La gola ha capito il mestiere che farai di doppiatrice e ora ti fa sentire la sua importanza e sensibilità doppiamente. Ma sai in realtà che non è la gola, è il naso in questo momento. Ho il naso che mi fa malissimo dentro. Ho la mia amica Rinazzina. Rina, per gli amici. O Zina, scelta. E, che ogni tanto mi aiuta a respirare, ma quando mi corico, cioè, non ne la faccio. Fede ha la fanart facile, esatto, ma io apprezzo che tu abbia la fanart facile, a me piacciono un sacco le fanart, perché trovo che siano veramente dei regalini carinissimi, perché voglio dire, le persone utilizzano il loro tempo, che voglio dire, tutti noi abbiamo cose da fare, quindi quando qualcuno utilizza il suo tempo per fare una fanart, magari di un mio personaggio o anche di me stessa, per esempio, che l'ha ispirato o l'ha ispirata, io sono very felice, very very felice. Ah sì, Bardo Natale, qua tutte vie respiratorie, tutto incasinato. Infatti, sono rovinata. Allora, ma bando alle ciance e ciancio alle bande, c'ho un mal di testa incredibile, magari chiudiamo mezz'oretta prima, quindi abbiate pietà della sottoscritta. Io vi volevo far vedere un po' di cose, mi sono preparata però a sto giro, perché così come mi ero preparata per... Allora. Come mi ero preparata, qui c'è anche il copri webcam. Come mi ero preparata per Aula Studio D&D, mi sono preparata anche per Infierno. Sì, per favore, un brodo di pollo mi farebbe veramente contenta. Ah, vi ho fatto un regalo. Adesso avete una nuova emoticon. Non so entro quanto verrà caricata, ma c'è l'emoticon pollino. E come pollino avete Hey Hey di Moana o Oceania, a scelta, seconda se che siate internazionali oppure no. Quanto è bello pollino! Ah, tra l'altro io lo adoro perché ha gli occhi svirgoli esattamente come il nostro Fa Fantasy. Io adoro, dovete saperlo, esatto, eccolo lì, adoro tutti gli animali svirgoli. Tutti gli animali un po' speciali, con un occhio in su, un occhio in giù, mi fanno una tenerezza incredibile, li abbraccerei tutti. E quelli magari un po' sciocchini, sono troppo troppo carucci. Quindi, AA mascotte. Allora, volevo farvi vedere intanto con i fazzoletti. Sì, i miei fazzoletti che ormai. Amici, forever. Volevo farvi vedere, vediamo un po' se funziona tutto. Libro game. La madre passione camaleonti. Ma il camaleonte è già nato così. A me piacciono quelli un po' scemi. Poverino il camaleonte. Allora, qui c'è Inferno, come vedete. Guardate qua. Allora, qua c'è il percorso che abbiamo. No, di qua. No, di qua. Percorso che abbiamo fatto. Ok. E qua c'è la scheda. Quindi Dante, Francesco, mi sono segnata tutte cose. Ok, dovrei aver segnato tutto praticamente. Il segnalibro c'è e fa molto ridere in realtà. Questo segnalibro, la carta di Magic del Warlock. Ma
così. Buonasera Salmacis, buonasera. Non abbiamo usato la debilità con nessuno, no. Abbiamo salvato solo Omero. E infatti qua siamo arrivati a 8. Almeno non mi risulta. E poi abbiamo preso la scaglia della coda di Lucifero. Ok. Ecco qua. Io adoro come in Italia nessun personaggio femminile possa chiamarsi Moana. Già, hanno dovuto chiamare il film in modo diverso. Polliciotta, sai qual è il problema? Pensa a una bambina di 8 anni che ha il computer, ha il tablet dei genitori e cerca su Google Moana perché è il suo personaggio preferito dei cartoni. Prova a immaginare che cosa trova. Ma no, non avevamo... Non era con Dante? Scusa, eh? No, no, non è possibile, abbiamo appena cominciato con Francesco. No, no, eravamo con Dante, sono sicura. Abbiamo proprio appena iniziato. Scusa, è 45? Omero dov'era? 12 o 15? 12 lì, 15, 29, 10. Virgilio, oh. 10. Avevamo... Anche voi vi ricordate con Francesco? Ma io mi ricordo, perché? L'ho segnato male, eh? Scusate, eh. Ah, anzi, allora, 46, siamo passati al 83. Quindi, scusate, segniamolo, vediamo. 83. Non so perché adesso mi è venuto in mente con la spada, con un pugno, con un lancio. Ciao, ciao. Vabbè. Basta, sono scema. 86. Ah no, avete ragione, allora sono scema. Spita. Bravi, bravi, che siete molto più bravi e meno rimbambiti di me. Ottimo. Perché mi ricordavo che era con Dante? Grazie mille. Allora, qua, sacralità, in realtà è 7. Cura anime diventa 4. Vi torna? Ed è subito meme. Toh, fai il... Aspetta, dov'è? Fai lo screenshot se vuoi. Buonasera, Wellmander. A me verrà da sternutire a breve, quindi ve lo dico, occhio. Cercherò di mutarmi. Allora, intanto però, prima di passare subito a Dante qua, volevo farvi vedere, appunto, come dicevamo ieri, il... un pochino di Inferno di Paolo Barbieri. Poi ci sono unboxing da fare, poi cominciamo. Non c'è parental control su PC e tablet? Dipende se lo inseriscono. Dipende se lo inseriscono, se no... Sai che sorpresine che si trovano le bambine che cercano Moana. Aspettate che alzo un po'. Sotto vedete la copertina da mago, ovviamente. Allora. Intanto l'inferno illustrato. Alzo un po' la luce. Bellissimo. Bellissimo. Guardate che figo sto Dante. Magari fosse stato così. Tra l'altro. E poi la cosa bella. Per esempio Spike, so che ti piace un sacco. Esatto, Dante è pure figo. Spike, so che ti piace un sacco la Divina Commedia, quindi
Se ti volessi mai fare un autoregalo tu per te stesso, qua hai, con il testo praticamente a fronte, a sinistra ci sono dei canti, delle parti, diciamo, e a destra c'è l'immagine relativa. Quindi qua c'è proprio Dante nella selva oscura. Gli sarebbe piaciuto a Dante essere come l'ha disegnato. Esatto. L'onza, il leone e la lupa. Guardate che belli che sono. Sembrano usciti da un manuale di storia. Virgilio, ma perché Pollicciotta? Guarda quanto è fico Virgilio, scusami. Beccati sto Virgilio. Dai. Poi. Beatrice, bellissima. Poi c'è la porta dell'inferno. Olè. Spettacolare, veramente veramente bella. E tra l'altro mi ricorda un pochino la porta quella della città dei morti, nel Signore degli Anelli, dove c'è il Monte Invasato. In questo momento non mi ricordo come si chiama il nome della porta, ma mi ricordo il nome Monte Invasato. Anche lui, ma per ora Dante Wins, esatto. E poi ci sono molti. No, non era quella. Bardo Natale, aveva un altro nome. Caronte, Carondimonio dagli occhi di Bragia. Guardate che bello. E tra l'altro questa stampa qua io ce l'ho qui autografata, me l'ha autografata al Cartoomix Games Week. Bellissimo. Duimarberg, esatto, grazie. Grazie Mauro. E il Duimarberg, esattamente. No, 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 non la porta di Minas Morgul. La porta, quella quando praticamente ci sono gli uomini di Rohan accampati e c'è tutto il discorso che fa con Aragorn e gli dice, e Theoden dice ad Aragorn, siamo troppo pochi, non ce la faremo mai, eccetera, eccetera. Poi arriva Elrond con la spada riforgiata con i pezzi di Narsil riforgiati, la dà ad Aragorn e gli dice che solo colui che è l'erede di Gondor effettivamente può richiamare a sé gli uomini che all'epoca avevano tradito, che ora sono spettri e che possono combattere. Ecco, quella parte lì è una delle mie preferite in assoluto. La via è chiusa. È stata fatta da coloro che sono morti. E i morti la custodiscono. Meraviglia. Meraviglia. Quella parte lì è bellissima. La via è chiusa. Adoro. Adoro. Ecco, qua ci sono Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. Guardate che belli. Va che belli, va che belli. A me questa illustrazione aveva ricordato Minas Morgul e anche. Ma un bel Signore degli Anelli illustrato da Barbieri non sarebbe male. Questo in effetti ricorda un po' Minas Tirith invece. Perché è su più livelli. Comunque, raga, io ho una voglia di rileggermi il Signore degli Anelli. Adesso mi sto rileggendo il Silmarillion e sto prendendo appunti. Quindi se vi servono poi appunti chiedetemeli, no problem. È vero Spike, ma io ero sicura che questo ti piacesse perché mi ricordo che a te piace un sacco la Divina Commedia. E infatti vedete che ci sono i disegni da una parte con alcuni canti e le illustrazioni. Raga, beccatevi sto Minos. Quanto è bello. E quindi, visto che qua c'è Cleopatra, amica di Bardo Natale, Backstreet Poets, esatto, Elena, Paolo e Francesca, qua, se no, se vedo Twitch poi magari fa cose strane col canale, che è un disegno, ok? Non si sa mai. Cerbero, mamma mia, bellissimo, tra l'altro in versione bianco, in versione malaticcia. Ci sta, ci sta. A me arriva domani l'otro e penso lo rileggerò a breve. Ma anch'io ho una voglia di rileggerlo da una vita. Pluto. Guardate che meraviglia. Una cosa che adoro è la mano. Io ho sta fissa. Per questa mano qua, guardate come l'ha disegnata. Quanto realistica, quanto. Io ho la fissa per le mani disegnate bene. Bellissimo. Allora.
Bardo Natale, non possiamo neanche fare dei confronti, voglio dire, uno non è carino per l'autore in questione, perché fare confronti comunque significa che allora uno per forza è meglio dell'altro. Lasciamo perdere un attimo i confronti, è chiaro che Gustave Doré ha illustrato una marea di opere antiche, e era un incisore, e faceva un sacco di cose bellissime. Nulla togliere però, Barbieri. Voglio dire, eh? Cioè, adesso facciamo le persone carine, nel senso ricordiamoci che cioè, questa persona ancora aspetta. Che poi non lo so se anche con gli uomini magari dà problemi. E quindi è chiaro che poi nel tempo si è evoluta anche l'arte. Questi sono disegni, sono illustrazioni e Doré aveva una pratica diversa, sono tutti bellissimi. Diciamo che ognuno poi preferisce magari un autore, un disegnatore, un illustratore piuttosto che un altro, ci mancherebbe, però in questo caso stiamo parlando di Paolo e io adoro. Tra l'altro, un ragazzo di nome Paolo, tempo fa, che non so se mi segue ancora oppure no, mi aveva regalato un libro illustrato, sempre da Barbieri, che si chiamava Star Dragon. Erano tutti illustrazioni di draghi e costellazioni. Bellissimo. Laura, dopo potresti tornare sui poeti? Sì? Aspetta. Eccoli qua. Beh, ciapa su. C'è un po' di luce riflessa, ma vabbè. A me però scappa. La madre di Gustave era Madame Adore? Assolutamente sì. Con tutte le sue figlie. Non avere troppa paura, ti ricordo che Twitch ha dichiarato con le sue mani che basta non soffermarsi sulla nudità incentrandoci la live. No, ma non si sa mai, insomma. Vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole, più non dimandare. Esattamente. Questo qui sembra un orrore lovecraftiano. Bellissimo. Cioè, bello nella sua bruttezza. Però sì. Ciapasti su. Un bel tiefling fatto così invece? Che ne dite? Eh? Bellissimo. Bellissimo. Intanto Polliciotta si sta scaldando, eh? Occhio, si sta scaldando. Comunque, non sto qui ovviamente a farvelo vedere tutto il libro perché merita. Quindi, se volete prenderlo, secondo me fate un bel affare. E però, veramente, veramente bello. Veramente tanto bello. Merita assolutamente. Alcuni sembrano delle foto, sì. Ma poi la cosa bella, sapete qual è? Che in fondo ci sono i suoi bozzetti. Polliciotta abbassa il riscaldamento in casa. Ci pensa già lei. Guardate che belli bozzetti. E sono veramente strepitosi. A me piace poi vedere tantissimo qual è il processo creativo che c'è dietro. Fico. Assolutamente bellissimo. Sì, no, ma ci mancherebbe, Bardo, nel senso che ovviamente io e te ci capiamo, ma magari dall'esterno qualcuno potrebbe pensare che sia un confronto poco carino, quindi io tendo a precisare, a mettere le mani avanti. Poi ci mancherebbe questo autore meraviglioso. Tantissime sue illustrazioni, illustrazioni, incisioni, sono veramente al top. Però appunto sono vissuti in epoche diverse, quindi tutto qua, insomma, per evitare che qualcuno magari possa pensare e possa fraintendere. Allora, intanto Damiano cosa sta combinando? Ha donato 4,46 euro. Se non posso avere la percentuale disordinata che vorrei, nessuno le avrà. Backstab a Bardo Natale. Occhio, backstab a Bardo Natale, occhio qua. Mi sta risalendo la voglia di giocare a Dante's Inferno per la PS3. Lo so Milo. Il fatto qual è? Che mi hanno detto però che purtroppo non è così bellissimo il videogioco. Però io sono curiosa in realtà di aspettare e vedere quando mi arriva
il completo gioco di Dante's Guide to Hell, il gioco di ruolo di Inferno. Niente male come Tifling. Mm-mm-mm. Perché mi costringe a portare la percentuale 88,88 ora? Allora, Bardo Natale è armato di calcolatrice ed è molto pericoloso. Quindi, cosa sta succedendo? Siamo a 160 che... Mi sa che è meglio se inizi a pensare a una nuova barra. Guarda. Guarda. Rimetto la barra coi libri. Voglio dire, alla fine. Mi sa che a quel punto... Ah, tra l'altro oggi, perché ovviamente non si trovano più... Non so se ho fatto un affare oppure no, però volevo due libri che sono stati di ispirazione sia a Martin, sia un po' a Moorcock, sia anche a D&D in genere e in generale, che sono Tre cuori e tre leoni di Paul Anderson e il primo volume del ciclo della Terra Morente di Jack Vance, o Jack Baines, Vance. Li ho trovati a 8 euro l'uno su eBay. Ovviamente vecchi come il cucco, perché non ci sono le omnibus come ci sono per gli altri autori dell'Oscar Draghi, altrimenti le avrei prese, ovviamente. E quindi li ho presi vecchi, vecchi di qualcuno che non li vuole più e se ne vuole liberare. E quindi li adotto io, vengono a casa con me. Io ogni volta che compro un libro in realtà dico che lo adotto, perché mi sembra più carino. Poi... Oddio, che succede? Cosa... Bardo Natale ha colpito. Torniamo ai 6 ovunque? 166,66, 83,33%. Pollicciotto secondo me si sta mettendo le mani in faccia. Sicuro. Allora, volevo farvi vedere un'altra cosa che mi è arrivata, che è una rivista che ho scoperto che Zoltar ci collabora. E praticamente è una rivista su gioco di ruolo e su GD e su giochi da tavolo, quindi se volete rimanere aggiornati, effettivamente. Se volete una rivista aggiornata su questo settore, perché a volte uno si chiede, sì, ma io come faccio a sapere quali sono le ultime novità, effettivamente? Perché magari cercate online e non trovate. Vuoi essere adottato, Fede? Ma tu sei già un draghetto, sei già stato adottato, scusa. E quindi c'è questa rivista che mi hanno regalato, effettivamente, che mi ha regalato, tra l'altro, il boss di Io Gioco, che è proprio Massimiliano Calimera, che io devo solamente che ringraziare, che ieri sera era qui con noi, ieri sera o l'altra sera, lunedì sera, ormai sto mischiando, questo è lo Zerinor che fa cose strane. E cioè, intanto c'è Queen che sta facendo, praticamente sta prendendo una bisca, cosa succede? Ok, chat, apriamo le scommesse su chi vincerà stasera tra Giacomo, Giusy e Damiano. Mi immagino Queen in mezzo con le puntate, in mezzo all'arena. Cosa? Gli indici li abbiamo, siamo tutti libri. Holy shot, ma questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa bellissima. D'ora in poi, Berus, quando dici pollino devi metterci il pollo. Col punto di domanda, esatto. Pollino, puc. Che poi fa proprio puc. Quindi dicevo che il buon Massimiliano Calimera è stato così carino da dirmi: ti voglio regalare l'abbonamento alla rivista Io Gioco. E quindi niente, adesso avrò finalmente una rivista che mi spiega quali sono le ultime uscite e quali sono le novità nel settore, perché effettivamente rimanere un po' aggiornati a volte è abbastanza difficile, almeno per me, che magari devo cercare delle fonti diverse. Per esempio qua, guardiamo sommario. Allora, abbassiamo un po'. Ok. Allora, per esempio, avete notato che c'è qualcuno che conosciamo? Scusate, peccato che non si possano mettere le emoti sul polveri. Guardate un po' chi c'è qua, mentre Queen gestisce la bisca intanto. Io avvierei un pronostico a raggiungere... Niente, ormai la chat è interessata ad altro.
Ma cosa sta succedendo? Ma è diventata autogestione, ma che succede? È diventata autogestione, niente, è finita. Lascio la live a voi, io vado a dormire, mi vado a fare una tisanina. Sì, a pagina 16 c'è qualcuno che noi conosciamo e che lavora per questa rivista da ben 4 anni, da quanto mi ha detto, se non ho letto male. Comunque, la cosa bella è che, appunto, per esempio, per quanto riguarda i giochi di ruolo, qua si parla di Alien, oppure Marvel Villainous Infinite Power. Ecco, il gioco di Villainous prima o poi vorrei riuscire a giocarci. Mi hanno detto tutti che è molto bello. Chi ha detto l'arrembaggio? Occupazione, niente, basta, ormai è andato. Io, ragazzi, io parlo. Se poi voi volete ascoltare, bene. Se volete partecipare alla bisca, va bene lo stesso. Salmacis, il pollino. Ma c'è il pollino per tutti? Dov'è? Ah, non ce l'ho io. Bello! L'ho fatto io, non ce l'ho io. Che castronata. Vabbè, ok, va bene. Va bene. Chi ha detto l'arrembaggio? Aspetta. Ecco. Chi l'ha detto l'arrembaggio? Quindi, poi c'è Seven Wonders, Clash of Cultures, e poi c'erano questi due giochi. Che dovrò imparare ovviamente a giocare, però qua ci sono anche le spiegazioni. Fico, fico, c'è un foglio con le spiegazioni di come si gioca. Fichissima questa cosa perché effettivamente negli ultimi anni i giochi da tavolo si sono evoluti in una maniera pazzesca. Io mi ricordo quando ero piccola che erano solamente giochi. Come dire, molto statici. Adesso invece sono anche giochi di carte molto piccoli che potete portarvi in giro se state viaggiando e se siete comunque in una situazione non di calma e tranquillità a casa, potete tranquillamente giocare così e divertirvi lo stesso. Allora, voglio fare però il comando di io gioco perché mi sembra una cosa carina. Adesso recupero il link su Instagram e ve lo metto qua. Eccolo qua. Io vi metto tendenzialmente Instagram perché so che è quello che si usa un po' di più. Quindi punto esclamativo, io gioco. Funziona? Funziona. Eccolo qua. Ottimo. Ah, adesso sta. Sì. Sta andando. C'è il pollino, è partito. Ammazza oh, pollicciata quasi 60%, eh? Funziona. Votino, signori, votino. Niente, ormai la live è andata in ciccia. Comunque, mentre voi votate, io vado a pagina 16 perché voglio vedere il nostro amico Zoltar. Cosa è scritto? Eccolo qua! Eccolo! Raga, 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 no, aspetta. Allora, va bene, facciamo così. Vediamo chi è che vince, poi però concentrati. Jenny, perché a me non esce niente? Come non ti esce niente? Non vedi il pollino? Prova a riaggiornare F5. Io gioco gran bella rivista, la compro in edicola fin dal primo numero. Davvero? Davvero, Salmacis? Fico! Fico, io non pensavo che, davvero, non sapevo che esistesse, perché altrimenti, cioè, mi sarei abbonato, comunque avrei fatto un bel calcolo prima di abbonarmici, perché insomma, può essere un modo molto comodo, mi vedete, è mensile, ok, quindi è un mensile, tutto sommato, e una volta al mese ti arrivano tutte le novità. Anch'io la compro quasi sempre. Ah, ma allora la conoscete più voi di me. Oh, ragazzi, c'è un testa a testa tra Bardo Natale e Policiotta, comunque. Ah, il naso. Finita in parità. Ma sono quelle riviste che conoscono solo quelli dentro la setta satanica, il CDR. No, mi dissocio. Mi pare bimestrale?
No, qui c'è scritto gennaio 2022. Comunque è finita in pareggio. È finita in ex aequo. È davvero una questione di onore ora. Niente, Queen, niente. Si è data la bisca. Ah, ragione Zampi, esce ogni 2 mesi? Ok, non lo sapevo, però c'era scritto solo gennaio. Va bene. Da bravo bardo veramente galante lascio vincere la signorina. Comunque, saranno contenti in Omana, perché poi alla fine, voglio dire, vanno loro. Quindi io giro la cifra direttamente a loro. Non è per me. È per voi in realtà, perché ho chiesto. Ma cosa fa? Mi avete triggerato la polliciotta. Adesso lo faccio in live. Allora. Adesso. Dov'è? Nomana. Dov'è? Cosa sta succedendo? Matteo. Testimoni. Ciao Matteo, sono in live, ti informo che la mia chat è impazzita e hanno deciso di farsi guerra per donare e quindi il progetto si fa e quindi ti giro poi quello che ti devo girare e niente, tu sai cosa, quindi ecco, ci siamo. Oh, è il Matteo giusto? Sì, è il Matteo giusto. Che non si sa mai, magari l'ho mandato un altro Matteo. E niente, lo sapevo che avrebbe vinto lei, non c'è cifra più tonda del 100%. L'avevo detto che la lasciavo vincere. Ah, beh. Sono stato anticipato. Sarebbe stato divertente perché Spike, che arriva in finale e che porta via il gruppo, che si guadagna la kill, che frega la kill a tutti, sarebbe stato divertente. TTPK è il nuovo modo per dire ti lovo, come ti voglio bene. Polliciotta, hai messo Bardo Natale e Volpe insieme. Il volpone. Ale. E anche questa barra è completa, quindi adesso, esatto, infatti ho mandato l'audio a Matteo, quindi fico. E dovrò lavorare anch'io perché dovrò girare a Inomana un file particolare con delle spiegazioni per il progetto che spero che vi piaccia, spero davvero che vi piaccia e poi potremo tra l'altro riutilizzare qua, quindi grazie a tutti coloro che hanno donato e sono contenta di poter rigirare questi soldini a degli artisti, quindi assolutamente grazie ancora. Mi non dico niente, ma neanche ho notato. Olè. Eccoli, Nomana Music. Ma hai visto per caso, hai sentito l'audio che ti ho mandato? Per quello sei comparso? No. O sì? No, non l'hai sentito, ti ho mandato un audio. Ma ciao. Oh my god, mi sento male. Adesso ti tocca. Adesso ti tocca, si sono appena fatti guerra. Quindi ti dico solo che siamo in call con un cliente, arriviamo, pronti via, così, pronti via, ma sì, no problem, ci mancherebbe. Sappi solo che niente, ti avevo mandato un audio adesso in chat, ecco. Quindi faceva ridere come cosa. E infatti pensavo che fossi arrivato proprio perché avessi sentito l'audio. E niente, comunque, carrambata. Ma andiamo avanti perché sennò intanto ai signori Nomano gli piglia uno sciopone. Andiamo avanti, quindi eravamo a pagina 16, così poi leggiamo, che sono già quasi le 10. Allora, i saggi consigli di Zoltar. Dall'alba all'era d'oro di Dungeons and Dragons. Quasi 50 anni fa, un nuovo modo di giocare rivoluzionò la cultura ludica arrivando a toccare psicologia, teatro e la religione. Effettivamente sì. E qua c'è questo libricino qua, che praticamente racconta un po' la storia di D&D. Allora, lo raccontano sia Arte and Arcana, che comunque è un libro da collezione, sia anche The Rise of the Dungeon Master. Oh, ma va, grazie a voi, Nomana. Questo,
se volete conoscere un po' la storia di Gary Gygax e Dave Arneson, un po' quello che c'è dietro la creazione di D&D, però è fatto a fumetti, vedete. E poi il libro in realtà di cui Parla Zoltar, questo qua, è questo. Tra l'altro, pensate che l'ho trovato su Amazon, costava tipo 24. Costava 24 dollari. Ok. L'ho comprato a 8 euro. L'ho pagato 8 euro su Amazon perché era scontato del tipo 70%. Buonasera Zenano, buonasera, buonasera. Quindi, è tutto in inglese ovviamente, però del resto anche Arte and Arcana era in inglese, e vi va a raccontare tutta la storia degli inizi. Comunque, detto questo, quindi si parla di Gygax Arneson, Chainmail, il suo primo gioco wargame, le sette, quindi tutto il periodo delle sette, e poi appunto della conclusione, quindi dei libri anche per approfondire il gioco di ruolo. Spico, guarda zio Nano, sono raffreddatissima, uno schifo, quindi. E poi qua ci sono anche i libri game, di questo me ne hanno parlato bene, Well Manner me ne aveva parlato molto bene, Il vampiro e la farfalla se non ricordo male, e poi anche di altri. Ma adesso vedo che i libri game comunque si stanno riprendendo un bel po', nel senso che si stanno evolvendo, avete visto anche per esempio con Edgar Allan Poe, avete visto che comunque rispetto ai libri game di un po' di anni fa è già diverso, ma anche banalmente Inferno, quindi... Madre, sono quasi le 10, non sono le 7. Cioè, sono un po' stanchina, quindi scusate se non ci arrivo, alcune cose che magari dite sono un po' impompata. Quindi... Ah, e poi... scusate, devo sterlotire. Come icona della serie hanno usato il Crimson Ghost dei Misfits. Che cosa? Aspetta, in che senso? Ah, l'icona, l'iconcina. Ok, ho capito. Adesso ho capito. Infatti, dicevo, in che senso? Sì, ho avuto un attimo di... ho un livello di affaticamento e sono stunnata, quindi scusate. Ma oggi volevo aprirlo con voi, in realtà. Sì, ho capito, Berus. ho preso lo Zerinol e forse ha fatto effetto. Hai detto che il periodo delle 7 è riferito a D&D. Ah, ok. Ok, per quello sono le 10. Sono veramente stunnata stasera. Poi mi brucia il naso, mi fa male la bocca e c'ho mal di testa. Tutte, mi brucia tutto qua. Dicevo che mi sono arrivati due pacchi da Mana Project. Ora, so che Mana Project in questi giorni sta praticamente spedendo... il Kickstarter, stunnata, what's stunnata? Stunnata significa stordita, stunned, è un termine farlocco di D&D, come sempre, tipo caster, spell, castare, eccetera, eccetera. E ho già preso lo Zerinol, zio Nano, se prendo ancora qualcosa schioppo. Azeret, mi stava partendo la canzone, scusate. Azeret999, grazie mille del follow, benvenuto o benvenuta a Roccia del Drago. Controlla il telefono. Ditemi che ci sono... Posso farlo sentire in live? O è vietato ai minori? No, chiedo. Perché se sono cose vietate... No! Intanto ho cioccato contro la cosa. Sì. Ok, sentiamo. Sentiamo cosa dice Matteo. Sei commossa per aver raggiunto questo stretch goal, dai, ammettilo. Ma ero già commossa da prima, allora ero veramente il corvo con tre occhi, nel senso che sapevo già da prima di cominciare la live che sarei stata commossa. Comunque, io lo so che è una community meravigliosa,
perché lo so, perché io ne vado proprio fiera, e non cambierei la mia community con nessuna community del circondario e di Twitch, quindi assolutamente, assolutamente, io sono super fiera dei miei draghetti. Quindi nei prossimi giorni vi preparo il PDF e poi si parte a bomba. Vi giro quello che vi devo girare e via così. Dicevo che apriamo, quindi sono arrivati due pacchi da Mana Project, che stava preparando in questi giorni delle cose. Noi bardi dobbiamo sostenerci, assolutamente, ma infatti... Infatti Babbo Natale, a me piace sostenere l'arte, lo sapete, vorrei poterlo fare molto di più, sarò onesta. Appena posso, che siano i ragazzi appunto in Umana con le musiche, che sia Ivana con il disegno o Max Rambaldi per il merchandising, o le piccole realtà, cerco sempre di dare una mano, di fare quello che posso. Poi magari non posso fare più di tanto e quindi chiedo aiuto, però cerco comunque di essere d'aiuto ad altre realtà, e quindi così. Allora, sono arrivate quindi delle cose di Nightfall. Non credo che sia arrivato ancora il manuale, che tra l'altro è tipo il libro delle ombre, delle sorelle delle Halliwell, ma questa è una cosa che farà piacere a Zanfib, in realtà. Zanfib. Mazza, oh, quanto è forte sta cosa. Ah! Beccati sti tarocchi di... Allora! Sti tarocchi di Yurman. No, di qua. Non c'è una volta che lo imparo. Quanto? Sì, adesso apro tutto. Poi, dadi. Ok, e qui ci siamo. Allora, zan zan zan. Unboxing in live, che non li ho aperti, stavo fremendo. Fico. Questi sono i dadi con le fasi lunari. Ammazza che dadozzi, belli. Perché in Nightfall c'è il meccanismo delle fasi lunari. E sono di 8. Guardate che belli che sono. Poi ci sono anche due di 20, comunque, che fanno sempre comodo. A Stelium piacciono. Niente, Follicciotto è diventata un bardo. Qualcuno mi spiega che cosa è successo. Da dopo che ha giocato la one shot con il signor Bardo Natale, la signora Follicciotta mi è diventata, mi si è abbardata. Che è successo? C'ero anch'io, eppure non mi sembra che il signor Bardo abbia fatto cose strane. Voglio dire... A parte quasi far fuori i giocatori, ma del resto... Niente, la signora Polliciotta mi si è veramente... Mi si è abbardata. Qui, vediamo un po' come si aprono, che non voglio scassare nulla. Aspetta, meccanismo di... Ok, qua, così. Qua, tanto rimaniamo nelle cose... Bello il matto, ecco, questo somiglia a Carket, il matto, il bagatto, la papessa, l'imperatrice, ammazza, oh. Aspetta, metto tipo più giù, vediamo se, op, questa è l'imperatrice, l'imperatore. Giacomo rischia sempre di far fuori i giocatori. Ci stai dicendo che la voce della corruzione 2 is coming? Chiedete a Steph. Mi sono ambientata. Giustamente. No, nel senso, chiedete a Steph per scherzare. Io Stelium lo porto volentieri, ci sono affezionata. Se poi gli altri vogliono portare i loro PG, va bene. Se no, si farà con Stelium e qualcun altro. Guardate che belli. Carro.
La giustizia, mamma che belli, la giustizia, l'eremita. Anche questo eremita è bellissimo. La ruota, la forza, bello. L'appeso. Adesso evochiamo Steph, raga, bolliciata nuovo Scanlan. Tutti insieme, 3 volte. Pensiamo. Steph Kyrian. Vediamo se compare. Chiamate Steph. Potreste portarla dal vivo per evitare lo step dell'editing. Sì. Qualcuno dice nebbia. Caspita. Beccati. Cioè. A parte che fare la carta dell'appeso con un vampiro è geniale. È veramente geniale. Lasciatemi bardare. Col violoncello in mano. Violoncello, no, vabbè, comunque, metteteci quello. Con il... quello che volete. Chi li ha disegnati? Allora, aspetta che te lo dico. Angelo Peluso. Dai. Oh. Eccolo qua. Il nostro amico Angelo Peluso. Rimangono abbastanza marsigliesi e sembrano molto molto interessanti anche se sono dark. Sì, tra l'altro, appunto, sapete che io sono una fan di tarocchi, quindi se mi regalano un mazzo di tarocchi io sono più che felice. Sei allo stato bardo. Adesso anche zio Nano... Raga, no, anche zio Nano è diventato un bardo. Bardo nano. Nano bardo. E niente. E la nebbia stava calando in effetti, quindi mi raccomando, concentriamoci, magari Steph veramente compare. Chi lo sa. Poi c'è la morte. E anche qua copriamo. Temperanza. E il diavolo. Ah, che bella. La torre. La stella. La luna. E qui ci stava Miritlen. Il sole. Bello inquietante, giudizio, il mondo, raga sono bellissime. E poi ovviamente ci sono gli arcani minori. Sono un bardo mannaro con le mie battute di contagio diventano bardi. Sì, occhio a non mordermi la signora Polliciotta però, sì. Sempre che lei non apprezzi ovviamente. Si sa mai. Sembrano interessanti, sarebbero da studiare un po'. Si trovano già in giro? Allora, questi fanno parte appunto del Kickstarter che si è concluso l'anno scorso. Credo che a breve si troveranno anche in giro. Sì, no, beh, assolutamente bello che abbiano fatto anche gli arcani minori, sì. Ma infatti mi sembra sempre strano, cioè, io non ho mai trovato solo arcani maggiori. Ti dico, secondo me a breve li troverai anche sfusi, singoli, nel senso di... Magari prova a vedere sul sito Mana Project. Secondo me li puoi già comprare, però, eh. Non voglio dirti una cavolata. Controllo un attimo. Però... Mana Project Studio. Negozio. Nightfell. Non c'è? Allora, perché adesso stanno spedendo questi, quindi probabilmente finirà un periodo, per ora nulla. Ci sarà un periodo in cui ovviamente spediranno prima tutte queste cose per coloro che hanno fatto le donazioni e poi penso che diventeranno comunque disponibili al pubblico. Però sì. Quindi ci sono queste due cose e poi c'è un altro pacco che però io non mi ricordo che cosa ho preso. Cioè, in realtà mi ricordo, ma erano le carte incantesimo. Ma un pacco enorme per delle carte incantesimo, spero di no. Io scemo. Cos'è? Vediamo un po'. Cos'è che ho preso? Anche le mappe? Raga, io non ho memoria di questo. Non ho memoria di questo Kickstarter. Qualcuno faccia un'immagine con un meme con Gandalf. Non ho memoria di questo acquisto. Oh.
Fermi. Cos'è? Ci sono dei token. Se scopri che escono ti ricordi? Ma certo, ma figurati Dante, certo che mi ricordo. Assolutamente sì. Anzi, se vuoi, ecco, una cosa carina che puoi fare è magari scrivere alla pagina di Mana Project su Instagram e scrivi: ciao a tutti, ho visto che alla Madre dei Draghi sono arrivati i tarocchi di Nightfall che aveva preso con i Kickstarter. Quando diventeranno disponibili per il pubblico? Così almeno ti rispondono magari loro con esattezza, perché sai, magari loro ti possono dare una data. Allora, qui cosa c'è? Oh, i token. Ok. Nightfall, grande notte, Winterfell, grande inverno. Beh, in realtà sarebbe la caduta della notte. Essendo un gift del Kickstarter, sai che non era un gift, cioè nel senso l'ho pagato, non era un regalo. Il fatto è che probabilmente sì, tutte le cose che sono nel Kickstarter verranno vendute tra un po'. Questa è la mappa. Sì, Damiano, esatto. Sì, poi noi abbiamo giocato anche la voce della corruzione con Steph. Questo qua era. Questa qui era l'immagine ufficiale di appunto Nightfall che avevamo nelle giocate come lanciadadi. Assolutamente sì. Bosco degli streghi. Streghi. Costa degli spettri. Fichissimo. Antro delle congreghe. Ottimo. Bello bello. E quindi niente, questo è. Metto qua. Vediamo se riesco a non fare danno. Oh. Ok, no. Qui, fermo lì. E qua ci sono le carte incantesimo, in italiano, quindi top. Tra l'altro io le carte incantesimo le ho scoperte grazie a Gabro di D20 Nation. E non ringrazierò mai abbastanza perché effettivamente sono di una comodità estrema. Queste sono le carte incantesimo basate su quelle, appunto, di D&D. Amuleto della Dea Triplice, l'incantatore trae forza dalle energie lunari, glifo di Mirithlan, perché comunque ci sono un botto di incantesimi. Quindi fico. E poi sono in italiano. Basta con greche. Facevo il bardo con la traduzione, ma molto da imparare come bardo. Ma sì, c'è sempre da imparare. Belli, bellissimi anche queste, belle anche queste carte incantesimo, che possono tornare molto comode, così in giocata uno se le tiene davanti. E soprattutto, quando arriviamo alla parte degli incantesimi, vi svelo qual è il mio trucco per non perdermi i pezzi degli incantesimi qua e là. E le carte sono molto comode, in effetti, per la tecnica che uso io. Ma detto questo, arriviamo finalmente al nostro Dante. Quindi, unboxini fatti. Allora, è una serata bardicolare. Ok, beh niente ormai. È andata in pollo la live. Allora, dove eravamo? Quindi torniamo qua. Penna. Dov'è la penna? Forse una volta che mi ricordo. Perché ho tutte queste penne? Perché abbiamo una seconda penna? Uso la matita, capito. Mi ci sarò seduto sopra, vabbè. Allora, ok. Giudichiamo i peccatori adesso. Siete pronti? Siete carichi? Siete bardi? Allora. Cos'è tutta questa bardoria? Esatto, 69. Pagina preferita del bardo. Allora,
Hai perduto la cognizione del tempo e dello spazio. Vediamo se così vedete. Dovreste vedere. Complice la nebbia che ha avvolto la selva. La nebbia anche qua, scusate, ma non siamo a Nightfell. Nere rocce strapiombo obbligano a muoversi in un'unica direzione. Tornare indietro non è possibile. Un lucore lontano ti induce a camminare verso quella parte, ma il passo si fa più esitante man mano che, avvicinandoti, ne distingui meglio i contorni. Quando arrivi a poche canne di distanza, hai la conferma di trovarti davanti a un enorme portale composto interamente di fiamme. Il cielo è ora del tutto privo di corpi celesti. Il solo chiarore innaturale è quello che hai innanzi agli occhi. Fuoco ardente con vampe alte come un palazzo avvolge due stipiti monumentali al termine di un'ampia scalinata, e le lingue si congiungono in un grottesco architrave che avvince l'immane arco a tutto sesto che la sormonta. Sterpi e rocce irregolari sono tutti intorno, lambiti ma non bruciati dal calore. L'interno è nero come la notte, tanto da apparire senza dimensione, senza fondo, ma ulteriori fiammate si alzano pericolosamente sulla soglia, bloccando il passaggio. Sei arrivato al fine dove volevi? Questa è la porta dell'inferno, quella che abbiamo visto prima. Non sai, tuttavia, come attraversarla senza finire ustionato. Nebbia innaturale si sprigiona dal sottosuolo tutto intorno, mentre un rombo scuote il terreno. In preda allo sconforto, ti guardi intorno, ma non c'è alcuno che possa aiutarti. Il coraggio non ti manca, ma non vuoi certo lanciarti in mezzo alle fiamme vive. Di colpo noti, infissa un chiodo piantato su uno dei neri alberi della selva, una pergamena arrotolata. Ti avvicini con circospezione, sorpreso da questa traccia di passaggio umano. La dispieghi e sgrani gli occhi. Per quanto sia impossibile, ti pare di riconoscere la grafia di tuo fratello, sicuramente in Berry rotonda, e anche lo stile poetico è assai simile a quello che ben conosci. Il contenuto del foglio, tuttavia, ti suona oscuro. Di là si va nella città dolente, di là si va nell'eterno dolore. Se sano vuoi passar, tieni a mente, non serve qui solamente ardore. Gridar dovrai quella parola chiave che trovi nella mappa dell'orrore. Pensa alle anime che son brave, dal terzo al sesto essa ti svelerà il loro contrario quando sono brave. È ora degli indovinelli. Cerchi di capire che cosa abbia voluto comunicarti Dante con questa arcana composizione. Devi gridare una parola d'ordine davanti alla porta. Ora si tratta di intuire qual è. Se pensi di aver capito la parola, conta le lettere e moltiplica per 15, quindi vai al paragrafo corrispondente. Ok, ok, ok. Ok. It's indovinello time. Oop, ok. Però se io faccio così... Non devo, ok. Dovreste riuscire a vederlo bene. Leggete bene, eh? Comunque dovresti mettere Mother of Gothic. Hai ragione. Hai ragione, qua ci mettiamo il gotico. Qua ci mettiamo proprio il gotico, come avevamo fatto per Poe. Quindi, fonte multimediale. Tac. Tac. E adesso sono cavoli vostri. Ha. Ma anche Dante si può considerare bardo? Beh, sì. Allora, gridar dovrai quella parola chiave che trovi nella mappa dell'orrore. Quindi da qua dobbiamo tornare. La mappa, l'unica mappa che c'è è la mappa dell'inferno. Dov'è? Allora, ma me la sono sognata? No. Eccolo qua. Allora, dal terzo al sesto. Ma ci sono le lettere che sono
Ok. Gaie. Il loro contrario quando sono brave. Sì, le anime brave, il loro contrario quando sono gaie. Ok. Gaie. Gaie. Jumanji. Melon. Dracarys. Ragaie. Giusto? No, non voglio indizi, voglio cavarmela io da sola, perché sono un po' stunnata per lo Zerinol flu, ma ci tengo. È Gaia, giusto? Ditemi che ci ho attaccato. Ok. Vero che è Gaia? Mm? Se pensi di aver capito la parola, provo a usare il serpentese anche. Conta le lettere e moltiplica per 15. Ok, 4 per 15. 60? No, non fa 60, sì. Sì, 4 per 15. Perché mi sono così rimambita? 60, giusto. Sì. Quindi andiamo a 60. Erano 4 lettere. Ok, 60. Quindi intanto mi scrivo qua 89 e 62. 60. 60. 6. 0. Come risposta al tuo grido, le fiamme della porta si attenuano, facendo diminuire la luce e il calore intorno a te. Al centro, il fuoco scompare completamente, lasciando aperto il passaggio. Non c'è nulla al di là, per quel che puoi vedere. Scorgi solo un fondo buio, come la notte. Prima che il rogo riprenda vigore, comunque, ti affretti a passarci attraverso e ti tuffi nell'oblio. Anche apriti sesamo per me poteva andare. Sì. Esatto, Gaie. Gaie. 4 per 15 uguale 60. So ancora a fare i conti io mente, brava. Allora, scusate? No. Perché? Quindi, sì. Ok, andiamo al 47. Odio raffreddore. Ti ritrovi in un mondo incantato, di aspetto ben diverso da quello in cui sei abituato a vivere. La nebbia si è diradata e la selva è sparita, come la fiammeggiante porta dell'inferno che non scorgi più alle tue spalle. Grazie, Lord Wolf. Hai mille fiamme, inferno, orrore, per entrare mi deve dire Gaie. Cosa volevi dire, pollicciotta? Atalnatra, utvaspetot, etielnienve. Oppure un igitus figitus, abracade, così. Prestate attenzione tutti a me. Non tu, teiera, no, com'era? Non tu, zuccheriera. Quel servizio ha talmente tanti... Cos'era? Talmente tanti danni? Qualcosa di simile, dovrò ripassarla. Dicevo, la nebbia si è diradata e la selva è sparita, come la fiammeggiante porta dell'inferno che non scorgi più alle tue spalle. Verifichi le tue condizioni e riordini l'equipaggiamento, confortato dall'essere ancora tutto intero armato. Le tue speranze di farcela, tuttavia, vacillano quando guardi in alto e acquisisci la certezza di trovarti nell'oltretomba, che la tua ragione accetti o meno di crederlo. Il cielo non c'è più, non vedi le stelle, e questa assenza ti fa venire le lacrime agli occhi. Le vigate pareti di roccia nera rendono impossibile il guardo dell'orizzonte, ma l'attenzione viene attirata dai pianti, lamenti e sospiri che odi tutto intorno. Orribili imprecazioni in lingue sconosciute, parole cariche di ira, di dolore, voci tonanti e fievoli, il tutto accompagnato da un battere di piedi cadenzato che genera un tumulto assordante. D'un tratto, a qualche decina di braccia da dove ti trovi, dall'oscurità vedi farsi strada prodigiosamente un'insegna guerresca dai fregi sconosciuti,
non retta né sospinta da alcuno. Il vessillo si muove lungo una strada biancastra. Peggioreresti sia fatta di ciottoli candidi, un tracciato la cui partenza e arrivo si perdono nell'infinità. Lo segue una sfilza interminabile di sagome umanoidi, tanto che fatichi a credere che la morte possa aver mietuto tante vittime. I primi dannati dell'inferno, su cui posi gli occhi, sono trasparenti, come fossero di vetro, e camminano nudi, punzecchiati di continuo da un nugolo di mosconi e vespe. Vespe non tafani! Il volto è rigato da sangue mescolato a lacrime, che cade ai loro piedi dove brulica un'infinità di ripugnanti vermi. Questi, e non sassi, formano in verità il fondo della strada. Le loro sembianze sono incorporee, ma appaiono comunque gonfie per le punture dei tafani. Qua ci sono i tafani! Cercano di scacciarli mulinando le mani nel pianto, ma non hanno scampo. Sgomento, vorresti fuggire da qui, ma un passo alla volta sei attratto inesorabilmente verso la processione di anime tormentate. Una si stacca e viene nella tua direzione. Fai un passo indietro per l'abominio e il timore di essere aggredito, ma si limita a rivolgerti parole misteriose. Pregommi il gran poeta di avvisarti, così ti parlerò in leale modo. Gli ignavi dell'inferno sono gli scarti, che visser senza infamia e senza lodo. Con lor de vili angeli fan massa, ribelli né fedeli, addio il lor nodo. Scorta tu poi avrai l'anima lassa, che fece per viltà del gran rifiuto. Non ragionar di noi, ma guarda e passa. Il dire di questo dannato ti è sorprendente. Se hai ben capito, è stato un grande poeta a chiedergli di spiegarti che cosa sta succedendo qui. Che tuo fratello sappia che sei sulle sue tracce? Oppure il riferimento è allo spirito di qualche altro grande Aedo? Questa possibilità ti genera un'energia misteriosa ma intensa, che ti fa stare subito meglio. Ti chiedi quando potrete ritrovarvi, prima di tornare a concentrarti su ciò che hai davanti. Non vorresti essere travolto dalla fiumana degli ignavi, ma per proseguire il tuo cammino devi passare attraverso questa moltitudine. Decidi di farti guidare dalle parole di tuo fratello. Se ti avvicini al gruppo di angeli, vai al 68, se invece ti accosti all'ombra solitaria, vai al 51. Pollino time! Vediamo se... Attenzione agli indizi. Che poi non è scorta, è scorta. Scorta tu poi avrai l'anima lassa che fece per viltà del gran rifiuto. Non ragionare di noi, ma guarda e passa. Voto anch'io. Mazza, oh, siamo tutti proprio focus. Ah, che bravi. Votino, signori, votino! Poi mi direte voi se con il gotico è meglio. È più inquietante. Zan zan zan. Il 51. Cammini incerto verso l'anima tormentata e ti metti al passo, stando ben attento a rimanere al di qua del corteo, lontano dalla portata dei mosconi e dei vermi. Cerchi di scorgere dietro il volto sferzato dagli insetti una qualche aria familiare, ma le sembianze di quest'uomo ti sono oscure. Prendi coraggio, sospiri e ti insinui in mezzo alla sfilata degli ignavi, riparandoti come puoi dai flagelli, ma prima di sbucare dall'altra parte ti rimane una curiosità. Se vuoi chiedergli chi è, vai al 50, altrimenti vai al 61.
Mente alveare strikes back. Ma sì, ormai Maurizio si è diventato una mente alveare, eh. Fa più atmosfera. Direi un plebiscito per l'ombra solitaria. In effetti sì. Huh. Chi ti si è? Anzi, in toscano, oh chi tu sei? Questo sound fa più atmosfera. Sì. In effetti sì. Sapete qual è la fregatura? Che io vorrei sentirle le musiche dei Nomana, ma non le posso sentire perché il programma ve le fa sentire in automatico. Non c'è la possibilità di farle sentire anche a chi stream. Bella fregatura OBS, grazie. Bravo Zanfib che mi ha mandato il messaggio, bravo bravo. Così almeno se ti rispondono, fammi sapere che ti dicono, così magari lo diciamo anche in live per tutti. Perché penso che adesso appunto stiano sistemando i pacchi per i baker. Poi con calma metteranno in vendita anche tutto il resto. È più atmosferico per l'inferno, però continuo a pensare a Po'. Ma perché è stato il primo con cui abbiamo messo questa canzone, normale. Chi tu sei? 50. Insidiato anche tu dalle vespe feroci, cerchi di attirare l'attenzione di quello spirito imperscrutabile. Chi sei? Gridi in mezzo alla tormenta. E perché arranchi tra queste anime dannate? Ciò che dici, dannati, non siamo. Uomo in carne e ossa, ribatte. Il paradiso non ci accoglie perché non si è intaccata la propria purezza. Ma l'inferno neanche ci vuole, perché i veri dannati potrebbero gloriarsi della nostra ignobile presenza. Non abbiamo speranza alcuna di morire. La nostra vita senza scopo è così spregevole che siamo invidiosi di ogni altro destino. Il mondo dei vivi non lascia che rimanga testimonianza di noi. La misericordia e la giustizia divina ci disprezzano, mormora l'anima intristita. Non tolleri oltre il castigo che stai subendo per poter parlare con costui. E ti chiedi quanto debba essere lacerante dover camminare in questa processione per l'eternità. Stai per andartene quando gli rivolgi un ultimo sguardo. Ho appreso che sei stato punito per il gran rifiuto, unico e irripetibile. Insisti, facendo appello a tutte le tue conoscenze della passata storia e dei fatti d'oggi. Sei allora Esaù che rinunciò alla primogenitura di Israele per un piatto di lenticchie? O sei forse Pilato, reo del diniego di assolvere nostro Signore? Oppure, esiti, sei forse Pietro Angelerio, incoronato Papa Celestino V, che abdicò dal sacro soglio? L'anima non ti concede la soddisfazione di una risposta, ma continua ad annaspare in silenzio, in mezzo all'orrida massa di vermi. Scorgi però, sul suo volto, l'ombra di un sorriso. Poi noti che alza le mani con i palmi aperti rivolti verso di te. Un gesto di pace. Oppure sta indicando il numero 10? Comunque sia, lo ritieni un fatto notevole. Decidi di tenerlo a mente. Prima di rimanere prigioniero per sempre tra gli ignavi, ti affretti a raggiungere l'altra sponda di quel mesto corteo e proseguire il cammino. Vai al 61. Vediamo se i draghetti si ricordano chi è. Mia madre lo sa di sicuro. Anzi, magari prima o poi glielo faccio giocare. Anche secondo me è il Papa Celestino V. Anche perché il gran rifiuto non è mica quello papale per non essere, per appunto, cioè nel senso è quasi impossibile che un papa abdichi. Vabbè, è successo negli ultimi anni con Ratzinger al posto di Bergoglio, ma perché c'erano delle altre motivazioni. Ma allora mi ricordavo bene. Ok, 61. Raga, vi spiace se tra 5 minuti poi chiudo la live perché sono un po' stonnatina. No, non riesco a respirare. Oh, porca paletta. Elo.
Spero ovviamente settimana prossima di essere un po' più in forma. No, perché ho tutta la bocca secca, il naso screpolato che mi fa male, non riesco a respirare e mi cola. Vabbè, ma lui non voleva, l'hanno costretto, lui stava così bene come eremita. No, 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 facciamo 5 minuti. Allora, la musica in sottofondo è dei Nomana. No, facciamo... leggo questa, che è così almeno siamo a posto. La musica sotto, Lord Wolf, è la musica che hanno composto in Nomana. E la trovi, tra l'altro, su Spotify, se la vuoi ascoltare. Suggerirei di chiudere prima di Caronte, allora, ma segnati negli appunti il numero 10. Va bene, ok. Allora, appunti numero 10. Numero 10. Allora. No, lo metto negli oggetti speciali? Oh, figurati Lord Wolf. Tra l'altro, se vai sul canale dei Nomana... facciamo così, punto esclamativo Nomana, così almeno ci sono tutti i link a cui si può arrivare, tra cui dovrebbe esserci anche Spotify, avevo inserito mi pare. Io me lo segno tra gli oggetti speciali, Celestino Quinto, ok. Sì, vabbè, me lo segno comunque qua. Sì, perché ho visto che è un po' lunghino, in effetti. Visto che non sopravvivo, grazie. Allora, facciamo così. Punto esclamativo, Nomana. Ecco qua. C'è il Linktree da cui Lord Wolf puoi andare a recuperare tutti i loro social, quindi a recuperare anche Spotify, volendo. Ok, sì, perché mi sta salendo il mal di testa fortissimo e ne faccio, scusate, purtroppo si sente che non è serata. Mi piacerebbe essere tipo Wonder Woman, ma ahimè no. Sì, poi lo sposto dagli oggetti. Allora, intanto, io vi mando dai nostri amici, stavo per dire Rain, sono proprio cotta. Allora, vi mando dai nostri amici di 20 Nation, se riesco a scriverlo. Ok, adesso vado, vi faccio il latte caldo con Nesquik e vado a dormire, perché ho proprio tutto qua. Anche a me piacerebbe essere Gal Gadot. Jenny, capisco. Capisco. Purtroppo, questo è. Tra l'altro ancora l'afta mi fa malissimo e scrivo un messaggio in umana, quindi. Ora, ride che ovviamente ho sbagliato a fare. E mi sembra giusto, ok. Niente, salutatemeli e niente, buonanotte. Se volete ci vediamo venerdì sera su appunto il canale Facebook dell'Isis Games per giocare a un GDR un po' slash. Quindi, oscuri poteri? Oscuri mostri? No? Oscuri orrori di traduzione. Buonanotte. E come sempre, Dracarys. Ma anche, viva il pollino. Ciao. Vado a farmi il latte caldo col Nesquik. Sì. Grazie, Maurito. Spero di star bene, anche perché... giocare venerdì sera e poi domenica sera in queste condizioni non è il caso. Buonanotte a tutti e viva il pollo e grazie ancora a tutti coloro che hanno donato per la causa, perché sia io che Nomana che anche voi spero sarete contenti insomma di questa cosa, quindi grazie ancora, buonanotte, ciao.